Quirino Testa, il vostro partito è contrario al ritorno del mercato sulla strada parco o comunque chiedete chiarezza su questo argomento? Ma l'amministrazione comunale sul tema della filovia e sul tema della localizzazione del mercato sulla strada parco deve essere chiara. Nel senso che oggi si potrebbe anche pensare, ma solo in maniera temporanea, di riposizionare il mercato sulla strada parco, a condizione che sia solo una esigenza temporanea e che si faccia chiarezza, che si farà di tutto per non ostacolare il progetto della filovia e quindi dire ai commercianti che dal mese tot potranno fare lì l'attività di mercato, ma dopo, il giorno dopo, quando arriverà in funzione la filovia, il mercato dovrà essere spostato. Ecco perché è importante che l'amministrazione da subito capisca qual è la localizzazione definitiva del mercato zona nord. Sulla questione filovia invece i tempi sembrano allungarsi. Ma sembrano allungarsi perché, come sappiamo, la ditta costruttrice del mezzo è fallita e quindi adesso si sta individuando un nuovo mezzo equipollente. Però l'amministrazione anche qui deve dire con estrema chiarezza e con estrema nettezza se è a favore della filovia e deve dire a tutte le varie associazioni che comunque hanno perso in tutte le sedi e in tutte le partite che hanno giocato la lotta contro la filovia, che la filovia si farà a Pescara e ovviamente passerà sul tracciato della strada parco così come previsto dal PRG sia del comune di Pescara che dal comune di Montesilvano.